falo con gabbia, scruta il mondo, ma con rabbia, con occhi tristi, il vento spazza via la sabbia, il sole e la nebbia ti sfiorano ancora, ed io ti penso più di allora. Fiori di carta che affondano il giardino, le tue guance che stropicciano il cuscino. E benvenuti a questa seconda puntata di Fiori di carta, The Winner Is Talent Show 2014, il programma dedicato ai ragazzi che si sono innamorati di Fiori di Carta e, come i nostri amici, hanno intenzione di affacciarsi al mondo dello spettacolo. Prima di vedere le esibizioni, però, devo ricordarvi il regolamento. Per votare il vostro artista preferito dovete andare sulla pagina Facebook Fiori di Carta, accedere poi sul nostro sito fimiatv.it, cliccare mi piace e lasciare un commento con il nome del vostro artista preferito. Certo, se lasciate anche qualche complimento può far soltanto cosa gradita. Facciamo subito vedere, facciamo una prova. Andiamo sulla pagina sul sito internet di Fimia TV. Andiamo sui video recenti, in questo caso cliccheremo sulla conferenza stampa del mediometraggio Fiori di Carta. Apriamo. E come vedete, insomma, qui in sovrimpressione c'è la nostra Raffaella Rinaldis insieme a Dominic Scaglione, uno dei promotori del nostro mediometraggio. Bene, i metodi di votazione sono tre. Possiamo accedere da Fimina TV, clicchiamo, mettiamo il nostro nome, io ora toccherò dei tasti, delle lettere a caso, la vostra mail. Anche qui stessa cosa. Se avete un vostro sito web, lasciatelo, ma non è fondamentale. E poi qua sotto il nome del vostro artista preferito un eventuale commento. Potete fare la stessa cosa, cancelliamo. Andando anche dalla vostra pagina Facebook. Ecco qui. Dalla pagina Facebook, cliccando mi piace, apparirà il vostro profilo e poi qua nello spazio lasciare sempre il nome dell'esibizione, del ragazzo o della ragazza dell'esibizione che più vi è piaciuta, con un eventuale pensiero personale. E ora direi di iniziare subito a guardare le esibizioni di quest'oggi. Buonasera, lei si presenta come? Io sono Giulio T.J. Marzano. Si presenta come ballerino o cantante? No, sono un cantante, autodidatta. Quindi cosa ci porta? Ma questa sera vorrei presentare un brano di Frank Sinatra, si chiama My Way. Pezzo abbastanza impegnativo. Sì, molto. Da quanto tempo canta? Ma sono diversi anni che sono nel mondo della musica. Da quando ho iniziato un programma in Australia che si chiamava Young Talent Time, che in pratica è una specie di Amici, che è il programma che vediamo qui in Italia. Quindi lei ha origine estere? Sono di origini italiane, ma sono nata all'estero. Vuole salutare qualcuno? Saluto il mio paese, che non lo vedo da quasi 10 anni, cioè tutta l'Australia. Allora, speriamo che votino dall'Australia. Speriamo di sì, dai. Si arriva. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets I've
had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exception. I planned each charted course, each careful step along the byway, but more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. I did it my way. I've loved, I've loved and cried, I had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in the shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is man? What has he got? If not himself, then has he not to say the thing he truly feels, and not the words of one who kneels? The record shows I took the blows and did it my way. Ok ragazzi, diteci i vostri nomi. Marina. Maria Elena. Quanti anni avete? E 14. 15. Ma che pezzo portate? Una canzone di Selena Gomez. Ok, andiamo subito a vederla allora. Everybody tells me that it's so hard to make it, it's so hard to break it, and there's no way to fake it. Everybody tells me that it's wrong what I'm feeling, I shouldn't believe in the dreams that I'm dreaming. I hear it every day, I hear it all the time. I'm never gonna amount to much, but they're never gonna change my mind, oh. Tell me, tell me, tell me something I don't know, something I don't know, something I don't know. Tell me, tell me, tell me something I don't know. It's one in a million, like one in a billion, one in a zillion. I hear it every day, I hear it all the time. I'm never gonna mount to much, but they're never
change my mind. Oh, tell me, tell me, tell me something I don't know. Come vi chiamate? Siria. Maialita. Maria. Quanti anni avete? Sei. Sette. Sei. Da cosa siete vestite? Da pulcino. Il pulcino mio. Quindi cosa ballerete? Cia cia cia. Cosa volete dire a chi vi deve votare? Che siamo brave. Dite il vostro nome alle telecamere. Irene. E Riccardo. Cosa ci ballerete? Bachata. Che appartiene alla categoria? Caraibica. Da quanto tempo ballate insieme? Un anno e pochi mesi. Volete salutare qualcuno? No. La famiglia. E allora salutate. Ciao. All right. There's something I have to say. Where do I start? Dime por qué discutimos. Siempre peleamos por lo mismo. Si busco una solución, tratas de cambiar la conversación. Será mucho lo que pido. A ti no te importa lo que digo. Que ya este amor se está acabando y tu desprecio le hace daño. No, ¿para qué estar juntos? Si solo nos queremos tener sexo, si ya no hay remedio, es mejor terminar la relación. Yo no quiero llorar, tú no puedes fingir. Si te estoy amando, ¿por qué tengo que sufrir? Si tú piensas llevar. Come vi chiamate? Solaccio Bruno. Mi viene dalla rida. Quanti anni avete? 9 anni. 9 anni. Che ballo presentate? Gentleman. Gentleman. Da quanto tempo ballate? Un anno.
2 anni. Gentlemen. Gentlemen. Come ti chiami? Giulia Codispoti. Quanti anni hai? 11. E che cosa ci canti? Sorella Terra. Da quanto tempo studi? Da 6 anni. Vuoi dire ai telespettatori per quale motivo ti devono votare? Perché mi piace cantare. Oceano è, e poi ogni foglia è un battito che sa vibrare all'unisono con noi. Se vuoi, sorella terra, che pace dai. Fino a perdermi nell'armonia celeste.
Ciao. Come ti chiami? Luana Franco. Quanti anni hai? 17. In cosa ti esibisci? Un assolo coreografico. In bocca al lupo. Crepi. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Erika. Quanti anni hai? 17. Sei contenta di partecipare a questo talent? Ah, abbastanza, sì. Cosa hai preparato? Sì, ho preparato un assolo, hip hop e modern insieme. C'è qualcosa di divertente che ti ricordi nelle tue prove? Le mie cadute. Speriamo vada tutto bene. Sì, sì. Vuoi salutare qualcuno? Tutti quelli che mi guardano. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew see. But it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Come vi chiamate? Catherine. Gianfranco.
Che cosa ci farete vedere? Baciata. Baciata, e mi sapete dire a quali genere di balli appartiene? Ballo caraibico. Volete salutare qualcuno? Mamma e papà. E tu, Catherine? Io saluto tutta la mia famiglia. Something flavor. Aventura. Hello? Shh. Solo escucha. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido tu novio, pequeño y no buen mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es competencia. Por eso me motivas para llorar y estresar. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Con par de palabritas tu número me dio. Mi única esperanza es que oiga mis palabras. No puedo, tengo novio. No me enganches, por favor. No, no es amor. Escúchame, por favor. Lo que tú sientes, ¿qué es? Se llama obsesión. Questa era l'ultima esibizione, ora sentiamo un ospite d'eccezione. So che ci avete onorato della vostra presenza, collaborazione, partecipazione attiva anche nel Talent Show 2014 Fiori di Carta, che ha appunto l'obiettivo di scoprire dei nuovi atleti, dei nuovi artisti, dei nuovi talenti. Come vedi tu i ragazzi della nostra zona? Guarda, io vedo tantissimo talento, tantissima voglia di fare, tantissima voglia di riscatto, e penso che questo progetto Fiori di Carta penso che sia veramente un'ottima occasione di riscatto per tutti, quindi è un'opportunità per tutti di mettere in mostra i propri talenti, e questa penso che sia una cosa bellissima. Quindi un'esperienza di crescita che viene vista comunque da voi, che girate il mondo e avete a che fare con tanti giovani, con tanti atleti, con positività. Quindi vuole essere un messaggio di incoraggiamento. Sì, infatti mi raccomando ragazzi, date il massimo. Cosa c'è da dire? Io darò la mia disponibilità massima, verrò anche qui di nuovo, perché comunque si sta benissimo in Calabria, si sta veramente bellissimo, soprattutto in questa zona qui da Dogrido si sta veramente bene. Ci sono ragazzi bravi, ragazzi molto educati, quindi non mi resta fare che un in bocca al lupo a tutti. Avete appena sentito il campione in carica del mondo di balli latinoamericani, Saverio Loria.
E ora, prima di chiudere questa puntata, vi ricordo di nuovo il nostro regolamento, che per votare il vostro artista preferito, la vostra esibizione preferita, dovete andare sulla pagina Facebook di Fiori di Carta, accedere poi al nostro sito internet filmiatv.it, cliccare mi piace e aggiungere un commento con il nome del vostro artista preferito. Vi ricordo inoltre che le puntate possono essere votate in tutto il mondo, perché, come sapete meglio di me, internet è uno strumento che arriva dappertutto. Quindi invitate i vostri amici a votarvi. Bene, questa puntata, questa nostra seconda puntata, vi ricordiamo che potrà essere votata dal 12 maggio al 25 maggio. Grazie e alla prossima puntata. Il falco in gabbia scruta il mondo, ma con rabbia, con occhi tristi. Il vento spazza via la sabbia, il sole e la nebbia ti sfiorano ancora, ed io ti penso più di allora. Fiori di carta che affondano il giardino, le tue guance che stropicciano il cuscino,